piccolo video a beneficio di tutte le persone che mi hanno chiesto che cos'è e come funziona il sito Photo & Travel. Photo & Travel è una community gratuita, o meglio un collettore, di persone amanti del mondo della fotografia o dei viaggi. Il sito infatti è diviso in due distinte aree, un'area foto e un'area travel. Dopo la classica registrazione, infatti, con username, email e password, si ha accesso al proprio profilo, all'interno del quale si possono caricare i propri album fotografici o i propri racconti di viaggio. Come dicevo, per aggiungere un album fotografico o un racconto di viaggio è davvero molto semplice. È sufficiente fare una login, quindi con la user e la propria password, e poi cliccare semplicemente sul bottone Aggiungi nuovo album fotografico o aggiungi nuovo racconto di viaggio. Una volta che si è deciso di caricare un album fotografico, comparirà una schermata all'interno della quale bisognerà inserire un titolo dell'album fotografico, una immagine di copertina che appunto identifica l'album e una categoria di appartenenza. La categoria è suddivisa in animali, avifauna, ritratti, paesaggi, foto travel, quindi foto di viaggi e still life. Si sceglierà appunto una di queste categorie, come ho detto, si caricherà un'immagine di copertina e poi si potrà decidere di fare l'upload, quindi il caricamento delle foto che si desidera inserire in quell'album. Suggeriamo sempre di tenere delle dimensioni delle fotografie non troppo elevate e soprattutto non inserire troppe foto. È meglio dividere gli album in più sessioni, quindi in più album diversi, purtroppo piuttosto che caricare troppe fotografie troppo pesanti. Questo rischierebbe di far sì che l'album sia troppo lento, troppo pesante da fruire per gli utenti. L'altra sessione importante del sito è Travel, ovvero i racconti di viaggio. I racconti di viaggio sono suddivisi anch'essi per categoria, sono divisi per racconti di viaggio Europa, racconti di viaggio Asia, racconti di viaggio Africa e Americhe. Sono dei momenti di vita vissuta degli utenti, che hanno il piacere di raccontarli appunto all'interno di questa sessione. Anche qui, come dicevo, si clicca sul bottone Aggiungi un racconto di viaggio, si aggiunge un'immagine di copertina, un titolo del racconto di viaggio stesso e poi si inizia con un lungo o corto testo che sia che racconta il viaggio vero e proprio. Oltre alle due aree che abbiamo appena visto, che sono foto e travel, esistono due ambienti aggiuntivi sul menu. Uno è Travel With Us, che è un piccolo spaccato di quello che fanno i founder, quindi i fondatori del sito in giro per il mondo, quindi con collaborazioni, accordi con tour operator, hotel, strutture. E l'altro sono i tools, ovvero gli strumenti che mettiamo a disposizione per gli utenti iscritti, che si rifanno per lo più al mondo della tecnologia, con dei tutorial sul mondo della fotografia, sul web e su quello che riguarda, diciamo, la tecnologia 360 gradi, e l'altro molto importante che è richiesto moltissimo dagli utenti iscritti è quello dell'inconveniente di viaggio, ovvero tutto quello che può essere utile a chi viaggia, a partire dalle problematiche che può incorrere, dai contatti con i consolati, con le ambasciate, dagli aeroporti internazionali o nazionali. E infine c'è un ambiente dedicato alla storia della fotografia, con uno spaccato di quello che è questo magnifico universo dagli albori fino ad oggi. Questo è Photo & Travel, questo è il nostro sito www.photo-travel.it. Seguiteci, iscrivetevi e sicuramente non ve ne pentirete.